Buonasera, scusate l'abbigliamento, ma oggi siamo, come dire, un abbigliamento da lavoro, perché siamo qui a Panetti per la prima edizione del Festival delle Erranze e della Filoxenia, edizione invernale. Perciò, come capirete bene, fa molto freddo, oggi abbiamo avuto pure un po' di neve, perciò l'abbigliamento non è elegante ma è comodo. E questa è la prima edizione, come dicevo, del Festival edizione invernale a Platania, nel borgo di Panetti, e abbiamo oggi realizzato questa manifestazione insieme, in sinergia con quasi tutte le associazioni platanesi, che sicuramente avrete modo di vedere i vari rappresentanti. E che dire, una prima edizione sicuramente positiva, una prima edizione che sicuramente ripeteremo in futuro, e magari ovviamente migliorandola con una maggiore organizzazione. Le prime edizioni, come dire, sono sempre da ritoccare, da migliorare. Vorrei ringraziare anche l'amico Francesco Bevilacqua, che in queste giornate, perché il festival ha avuto ben 3 giornate di attività, ringrazio pertanto l'amico Francesco Bevilacqua che ci ha aiutato nonché supportato in queste nostre attività. Abbiamo voluto organizzare questa edizione invernale perché il festival, ovviamente, che stiamo organizzando, e il prossimo anno raggiungeremo la 3ª edizione, ha necessità, come dire, di non vivere esclusivamente nei periodi estivi, ma anche negli altri periodi, e soprattutto far rivivere anche i borghi abbandonati come questo di Panetti. Adesso, come dire, do la parola all'amico Bruno, nonché socio della Prologo, che insieme con Francesco è uno degli animatori delle tante escursioni che abbiamo organizzato e che comunque continueremo a organizzare in questi mesi che verranno nel 2020. Perciò un buon anno e gli auguri di un buon anno per il 2020, e do la parola all'amico Bruno che vi racconterà delle escursioni di oggi sulla cascata della Tiglia. Buonasera a tutti, io sono Bruno. È stato molto bello oggi andare a fare questa esperienza insieme ai tanti visitatori che sono venuti da molto lontano, anche per vedere la nostra cascata, visitare Panetti, stare un po' insieme a noi. È stato bello anche soprattutto perché si è creata un'atmosfera particolare. Addirittura ad un certo punto si è messo anche a nevicare, quindi questo ha reso un tutto un po' più suggestivo. Poi la serata è continuata qua con una bella grispellata, con una rievocazione della Natività di Gesù e con uno spettacolo musicale. Sarà molto bello avere molti di voi che ci state guardando tramite questa web TV alle prossime iniziative del nostro festival. Sarà sicuramente bello, vi accoglieremo nel migliore dei modi. Grazie a tutti e buon anno, tanti auguri a tutti. Vorrei anche ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Michele Rizzo, per la collaborazione e l'aiuto fattivo nella realizzazione di questo evento, perché ci ha messo a disposizione non solo uomini ma anche mezzi del comune per poter organizzare questo evento e anche realizzare la navetta attraverso lo scuolabus. Perciò un grazie di cuore anche agli addetti comunali che hanno contribuito alla riuscita di questo evento. La serata ovviamente continuerà con i Tarantella Non Stop e anche Angela Bianco, che allieteranno questa serata, e poi ci sposteremo anche nel centro storico di Platania per uno spettacolo musicale che sicuramente sarà molto, come dire, suggestivo e interessante. Perciò grazie di nuovo e arrivederci alla prossima edizione del Festival.